Il video è un frutto di una grande libertà e di un grande interesse. Sembrano cose lontane, ma sono come due serpenti che si attorcigliano, ma alla fine sono ben separati. Ho un interesse, un amore, una frequentazione del personale, ma che è stata anche un po' accademica del mondo dell'architettura, e allo stesso tempo non avevo nessun interesse per fare un lavoro che fosse succube di questa febbre di archivio o per l'archivio che ha tanto interessato l'arte contemporanea o diciamo così, il mondo del progetto o della creatività, qualcuno direbbe, e non lo dico io. E quindi non volevo prendere questi materiali e trattarli in una maniera, diciamo così, clinica o chiedere allo spettatore di sentirsi in dovere di diventare intelligente, di mettersi gli occhiali, di fare fatica e di scoprire delle cose che non sapeva e quindi magari di sentirsi anche in soggezione. Proprio perché amavo queste cose e ho un passato e forse anche un presente da scultore, mi sono detto, anzi non lo sono nemmeno chiesto, bisognava prendere queste cose e manipolarle in maniera da darle allo spettatore che da un certo punto di vista è quello della triennale, quindi di una persona che se va in triennale un po' se la cerca, ama quelle cose o quantomeno ne è interessato. Ma allo stesso tempo, e per me era importante metterlo in chiaro dall'inizio, questo era un film che, come tutte le cose, avrebbe poi viaggiato. Nei prossimi anni non sapremo dove, chi lo collezionerà, chi lo rimostrerà, dove andrà. E la cosa che per me era molto importante, lo è sempre quando concepisco un'opera, è che abbia un corpo e un'identità che sia in grado di presentarsi davanti a qualcuno, di essere in grado di dirgli delle cose e di dirgliele bene.